Silvano Seca, responsabile del settore squadre nazionali. Allora, proviamo a fare un mini bilancio di questi 4 mesi. La casa della pallamano qui a Chieti, al Pala Santa Filomena, nonostante, lo sappiamo tutti, siamo ancora in emergenza sanitaria. Però voi di fatto non vi siete mai fermati. Ma noi abbiamo avuto questa fortuna in un momento talmente drammatico per lo sport, ma comunque per tutti, di poter continuare a fare attività attraverso, in quanto i DPCM dei vari governi che sono passati hanno sempre autorizzato lo svolgimento delle attività per le squadre nazionali. Questo ha permesso di continuare l'attività su Chieti. Abbiamo fatto circa 6 stage tra Nazionale Seniores Under 19, Nazionale Seniores Femminile, Under 17 Femminile, quindi sono passate parecchie persone qui su Chieti. Insomma, è una casa ospitale. È una casa ospitale, i ragazzi si trovano estremamente, sono molto contenti di venire qui, sono contenti perché abbiamo le condizioni ideali, la vicinanza tra il posto dove alloggiamo con il palazzetto, un palazzetto estremamente valido, fornito di servizi di assoluto rilievo, dotato proprio a grandezza di centro federale. Cioè, non è un palazzetto enorme, è un palazzetto che io conosco bene per i miei trascorsi, ma è un palazzetto che, come dico sempre, è dotato di servizi che permettono agli atleti di stare in maniera serena e tranquilla e passare qui lunghe giornate, perché alla fine tra allenamenti e così via qui dentro passano circa 6-7 ore al giorno, insomma. Un centro, lo ripetiamo, che è nato da pochi mesi, però guarda già al futuro, perché credo che dopo l'estate, mese di settembre, c'è un progetto importante, vogliamo ricordarlo, no, Silvano? Sì, prima di questo volevo ricordare l'estate, che sarà un'estate dal 25 maggio fino... Con il beach? Sì, no, sarà anche il beach, ma avremo i campionati europei Under 19 femminili nel mese di luglio, ma avremo lunghi periodi in cui la città di Chieti sarà protagonista del nostro sport. Ma al di là della importanza di natura sportiva, credo che sia importante dal punto di vista di aiutare o contribuire a far sì che gli operatori commerciali possano vedere i ragazzi che vanno in giro, che consumano, che spendono, gli alberghi, i ristoranti vedranno altre persone. Questo credo che sia un aspetto estremamente positivo, ripeto, in un momento talmente difficile. Quello che dici tu, invece, il nostro si conclude e parte un progetto eccellente da parte della federazione, che è quello di attivare una squadra, un collegiale, un Campus Italia. Saranno 20 ragazzi scelti tra i migliori d'Italia, che dal mese di settembre saranno residenziali su Chieti. Questo comporterà un bel impegno da parte della federazione, ma sono il nostro futuro, sono ragazzi di assoluto rilievo che saranno impegnati in allenamenti, in campionato, perché saranno iscritti a un campionato, frequenteranno la città di Chieti, anche lì credo che sarà un piccolissimo spinta, ma credo che Chieti possa risultare sempre di più al centro dell'attenzione dello sport.